Ciao ragazzi e bentornati su Itinerari di Pesca con un nuovo video tutorial dedicato allo spinning. Ci avete chiesto tramite le votazioni di Instagram e Discord di fare un tutorial sui tipi di lancio nello spinning. Quindi mi sono informato, ho cercato qualche immagine interessante e qualche video da canali esteri per farvi vedere al meglio quali sono i principali lanci nella tecnica dello spinning. Ma andiamo subito a vederli. I lanci nello spinning sono principalmente 4 più 1, se vogliamo dire. Partiamo dal lancio superiore, per poi passare al lancio inferiore, il lancio laterale, la balestra e in ultimo il più 1, che sarebbe la skippata. Andiamoli a vedere uno ad uno e spieghiamone il funzionamento. Il lancio superiore è il più semplice. È quello classico che si effettua in ogni tecnica da lancio, sia essa il feeder, lo spinning, il carp fishing. Semplicemente portiamo la canna da pesca dietro la spalla e lanciamo verso l'avanti. È un lancio che si utilizza principalmente in zone dove abbiamo molto spazio per muoverci e non ci sono ostacoli che possano impedire il corretto flusso della canna da pesca. Portiamo la canna dietro le nostre spalle e nel lanciare in avanti, quando raggiungiamo i 45 gradi, lasciamo partire il nostro artificiale. Naturalmente ci sono delle piccole varianti, come se ad esempio vogliamo far battere l'esca più violentemente sulla superficie per stimolare l'attacco dei pesci, possiamo lasciare un pochino prima il nostro artificiale in maniera tale che cada quasi verticalmente sulla superficie dell'acqua facendo più rumore. È il lancio di base, è il lancio più semplice, è il primo che si impara. Il lancio inferiore, o anche chiamato lancio a pendolo, viene utilizzato principalmente in quelle situazioni dove sopra di noi o dietro di noi ci sono alberi o comunque ramaglie che non ci permettono un corretto flusso della canna da pesca durante il lancio. È molto utile perché comunque fra i vari lanci è anche un lancio molto preciso. Come si ottiene questo lancio? Semplicemente artificiale nella mano sinistra, canna da pesca nella mano destra, lasciamo andare l'esca, lasciamo oscillare fino a che non ci sentiamo pronti di effettuare il lancio e poi rilasciamo il nostro artificiale che batte sulla superficie dell'acqua in maniera più delicata e quindi magari non spaventa eventuali pesci maggiormente sospettosi e ci permette comunque di raggiungere posti più riparati o diciamo vicini a cover. È pur vero che è un lancio rispetto al lancio superiore che non ci permette di raggiungere le stesse distanze. È comunque una valida alternativa appunto in caso di ostacoli sulla sponda. Il lancio laterale è una valida alternativa al lancio superiore e al lancio inferiore. Come nel caso del lancio inferiore, lo si effettua principalmente quando dietro noi abbiamo degli alberi, delle ramaglie, dei cespugli e quindi non possiamo effettuare il lancio superiore, ma vogliamo comunque raggiungere discrete distanze, cosa che invece non potremmo raggiungere per esempio con il lancio inferiore. Si porta lateralmente la nostra canna da pesca, lo chiamano anche lancio da baseball. Perché? Perché la canna da pesca viene posta lateralmente come se fosse una mazza da baseball e portiamo sull'avanti e rilasciamo quando la canna da pesca si trova a 45 gradi fra noi e la sponda. Questo è un lancio che è forse meno preciso rispetto all'inferiore, ma ci permette di raggiungere distanze maggiori. Se fatto nel giusto modo può assomigliare anche alla skippata, ma la skippata la vedremo fra poco. Il lancio a balestra è un lancio che a vista sembra difficile, ma non lo è. Anzi, è uno dei lanci più semplici, ma ci farà sentire dei veri e propri pro. Semplicemente come lo si effettua? Si prende l'artificiale nella mano sinistra, trattenendolo con la canna nella mano destra. Andiamo a portare una trazione che porti il bettino a essere piegato e questo fa sì che si carichi della potenza necessaria per effettuare il lancio. In base a quanto effettueremo trazione, quindi più il bettino della nostra canna da pesca si piegherà, più l'azione e la potenza rilasciata sarà maggiore. Questo è un lancio molto comodo, soprattutto quando ci troviamo veramente in mezzo agli ostacoli, veramente in quelle situazioni dove lanciare diventa difficile e quindi dobbiamo ridurre lo spazio di lancio al minimo. È un lancio che comunque è molto preciso perché direzionando la vetta della canna, imprimendo la giusta potenza, possiamo veramente raggiungere posti irrealizzabili con le altre tecniche di lancio. È un lancio utilizzato molto nella pesca del bass e nella pesca della trota a spinning. Come vedete sembra un lancio da pro, ma è più semplice di quanto pensiate e comunque ci permette di raggiungere anche ottime distanze.
Ed in ultimo andiamo a vedere il più uno, e cioè la skippata. La skippata è un lancio principalmente che ho visto utilizzare dai ragazzi che mi danno una mano nei vari video nella pesca del bass. È un lancio che è molto utile, per esempio, per far passare l'esca sulla superficie, creare richiamo dovuto al rumore e al movimento e quindi stimolare l'appetito dei pesci predatori. È una tecnica che ci permette a volte di superare quegli ostacoli che altrimenti con tutte le altre tecniche di lancio sarebbero impossibili da superare. Facciamo l'esempio di un tronco che passa vicino alla superficie dell'acqua, ma noi dobbiamo andare oltre quel tronco. Se lanciassimo dall'alto, a pendolo o comunque a balestra, finiremo per passare sopra ed inficiare l'azione di pesca perché il recupero arriverebbe fino al tronco e poi dovremmo ripartire. Con la skippata invece imprimiamo un movimento che permette all'esca di passarvi sotto e quindi arrivare ben più lontano e darci più azione di pesca. È un lancio che lo si effettua similmente al lancio laterale, può essere fatto di dritto o di rovescio. Praticamente la canna viene fatta scorrere quasi longitudinalmente, penso si dica così, alla superficie dell'acqua per poi rilasciare l'artificiale che per l'appunto skippa sulla superficie, cioè rimbalza. Vi ricordate quando da bambini lanciavamo i sassi e vedevamo quante volte saltavano nell'acqua? Bene, l'effetto della skippata è simile. È un lancio che ci permette di raggiungere veramente posti impensabili con tutte le altre tecniche di lancio, molto efficace, ma sicuramente un lancio più da pro. Io infatti non l'ho ancora imparato bene, cioè a volte mi riesce. Una cosa importante che ho imparato, per esempio, dal nostro amico Emanuele, è che la canna da pesca e l'artificiale devono avere, come anche il monofilo, un equilibrio giusto. Quindi l'artificiale e la vetta della canna da pesca devono avere un equilibrio che permetta alla stessa di imprimere la giusta potenza, altrimenti la skippata risulta molto difficile, se non impossibile. Bene ragazzi, in conclusione, come avete visto, vi abbiamo mostrato 5 tecniche di lancio per la pesca spinning. Spero che questo video vi sia piaciuto, non sono uno spinnerista e mi sono rifatto molto ai nostri colleghi, ragazzi che ci seguono, che mi hanno insegnato tutte queste cose durante questi anni di pesca sportiva insieme e mi hanno fatto il culo spesso. Detto questo ragazzi, vi ripeto, spero che questo video vi piaccia, se vi è piaciuto lasciate un bel pollicione verso l'alto e vabbè, diciamo la solita cosa, cioè che se il video vi è piaciuto di cliccare mi piace, commentare, condividere e di iscrivervi al nostro canale. Di venirci a trovare un po' ovunque su tutti i nostri social, trovate qua sotto il link in descrizione. Naturalmente se vi va visitate anche il nostro sito web itineraridipesca.net. E niente, per nuove idee, per nuovi spunti, per video, ricordatevi le votazioni che ci sono su Instagram e su Discord ogni settimana. Detto questo, vi ringrazio e vi ricordo come sempre il nostro motto, Catch and Release!